una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Bentornati a tutti, eccoci nuovo qui con una nuovissima serie, cioè Dishonored 2. Scusate. Come ben visto, si può scegliere sia di usare Corvo, come nel primo, o sua figlia Emily. Premetto che... niente tutorial. Premetto che, essendo che già Corvo l'ho usato nel primo, mi premerei usare la figlia. Infatti mi sa che userei la figlia. Infatti ora, appena inizia, vediamo. Vediamo come va. Bam. Perché celebrare l'anniversario di un omicidio? 15 anni fa, quando una pestilenza stava per distruggere Dunwall, un sicario assaltò il palazzo nel quale ero nata e pugnalò mia madre al cuore. In seguito, i mandanti dell'omicidio cercarono di usarmi come pedina nei loro giochi di potere. Ci sarebbero riusciti se non fosse stato per mio padre, Corvo Attan, che diede loro la caccia e sventò la cospirazione. Dopo tutti questi anni, sarò la regnante che mia madre voleva. Ora affrontiamo una nuova crisi. Un mostro che i giornali chiamano Uccisore della Corona sta eliminando i miei nemici, facendo ricadere la colpa su mio padre e me. Scusate, sentite la play sottofondo. Devo cercare di spostarlo. Non so se imbarcarmi e fare vela per l'altro capo del mondo oppure far giustiziare tutti quelli che mi circondano. Dovrei cercare di spostare la play, perché logicamente fa troppo chiasso qui. Guarda, scusate se mi sto portando questo gioco che è vecchio come un cucco, ma essendo che ho giocato al primo, mi hanno regalato questo. Attenzione, maestà. Non ho voglia di tutte queste cerimonie oggi. Sento che non ho niente da portare, lo portavi via. Il vostro anello. Ecco, siete pronti. Grazie, Alexi. Apri pure. Finché non esce in un altro gioco, tutto qua. Poi io, se vi piace bene, se no, amen, lo porto lo stesso. Tutti salutino Sua Maestà Imperiale Emily Caldwin. Leali sudditi, attraversiamo tempi difficili, ma oggi onoriamo mia madre, Jessamine Caldwin. Che il suo ricordo sopravviva per sempre. Padre, sembri stanco. Cercherò di farlo in... Ogni anno spero che l'anniversario della morte di Jessamine sia meno doloroso, ma non lo è. Noi eravamo lui. Vorrei fosse ancora lei l'imperatrice. Come è invecchiato, io porco. Non sono molto brava. Stai ancora imparando. Non preoccuparti degli agitatori. E prenderemo l'uccisore della corona prima o poi. Essendo che la so... gente pensa sia tu. Che questi omicidi siano dei tentativi di proteggermi e andati male. No, qualcuno cerca di incolparci prendendo di mira i nostri nemici. Vorrei poter scappare da tutto questo. A volte lo fai. Credi che non sappia delle tue nottate suddette? Coraggio, la cerimonia finirà presto. Protettore reale e anche padre. Avrei dovuto proibire per legge l'unione di questi due titoli. Comunque, stavo di... essendo anche uscito il terzo, potrei anche comprarlo e portarlo. Adesso vediamo, non costa neanche tanto. Prima di iniziare con le cerimonie di oggi abbiamo un ospite inatteso. Il Duca di Ser Konos. Si dice che il Duca porta dei doni speciali. Davvero intrigante. Vostra grazia Luca Abele, Duca di Ser Konos. Dei meccano soldati. Incredibile. Che succede, Ramsey? Io non ho autorizzato tutto questo. Vostra Maestà Imperiale Protettore Reale Corvo Attano è nostro concittadino. Ser Konos vi fa le sue condoglianze in questo triste giorno e invia doni dalla nostra nazione, la nuova stella dell'orizzonte meridionale. Vi siamo riconoscenti.
Aspettate a ringraziarmi, perché ora vi darò il più grande dei regali. La famiglia. Ecco la sorella perduta di Jessamine Caldwin, la legittima. Mi sento troppo la play, mi sa, che sento un rumore. Adesso vediamo. Non cerco di alzarla. Mia cara nipote. Sal. Non è vero. Mio padre era l'imperatore Yuan Jacob Caldwin e Jessamine era mia sorella minore. Quando lei morì, purtroppo io non ero ancora pronta per mostrarmi a voi e fui costretta a lasciare Dunwall. Ma adesso sono tornata a casa. Se sei davvero la sorella di mia madre, sei la benvenuta qui a corte. Piccolo passero, annerito da brutti ricordi, sono qui per sollevarti dal tuo incarico. La promessa di mio padre, sussurrata in segreto tanti anni fa, e ora mantenuta. Attenta! Emily Caldwin è figlia dell'imperatrice Jessamine Caldwin. Protettore reale. Pensavi di farla franca dopo quegli omicidi, vero? Vivere nel mio palazzo ti ha protetto, ma ora basta. Voi tutti ascoltatemi. La legittima imperatrice è tornata. Già l'odio. L'imperatrice di Lyna, la prima del suo nome. Arrestate Emily Caldwin. Beh, lei da menare, sì, sì. Dell'uccisore della corona. Da uccidere nel boss. Oh, pesa la testa, vedi, no? Come se non ce la scegliere la femmina, come ho detto, ragazzi, perché l'estate come ho detto veniva fruttiva da suo padre Corvartano. Dai, scegliamo la femmina, ragazzi. Sì, nel primo ho giocato con lui e nel secondo giochiamo con la Fias. Poi siamo noi che dobbiamo aiutare il padre Corvus. E credo che nessuno l'abbia fatto. Poi imparerai ad amare. Forse un giorno mi vedrai come la madre che hai perduto. Ma fino ad allora resterai fuori dai guai. Rinchiuderò Lady Emily nelle sue stanze e poi la porterò nella prigione di Goldridge. Non so se ho sbagliato o meno, quando però... ero bambino. Ora indosso questa uniforme e mando i ventenni di pattuglia al Giardino delle Rose, invece che bere con quelli del club di tiro. Tanto non credo che cambia niente, o femmina, Emily o Corvo. Capitano, ho sentito urlare. Lady Emily, che cosa è successo? Ehi, è tutto, capitano. Tu muori in ogni caso. No! Ecco l'arma del protettore reale. Ma che razza di spada si piega in due? Quella che uso per ucciderti. Quella. Gira una voce tra le guardie della torre. L'ultima spiaggia dell'imperatrice. Una stanza blindata nelle tue camere con tanto oro da comprarci un'isola. E dicono che questo anello sia una delle uniche due chiavi al mondo. Le chiavi, l'altra chiave ce l'avrà Corvo. E di sicuro non ci sarà facile. Bene, forse finalmente inizieremo a giocare. Vediamo un po'. Cosa, cos'è successo, Alexi? La sala del trono? Padre? Ok. Eccoci finalmente nei panni di Emily. Devo andarmene da qui. Allora. Mettete pausa se volete leggere. Sempre mettete pausa se volete leggere. Allora. Dovrei solo girarlo e scegliere un posto dove nascondermi per un po'. Mi serve tempo per pensare. Vabbè. Nascondevo rane in questa vecchia pendola per fare uno scherzo ai governanti. Ai tempi pensavo che la mia vita fosse complicata. Mangiavo.
Doveva far così. Sempre là. Andiamo. Non so se posso andare fuori. Spirge. Bastardi, sono in combutta con il duca di Serconos e Ramsay. Lound Pizz Pub. Stento a crederci, ma a volte mi mancano quei tempi. Non c'è un cacchios. Vado così. Chiave delle stanze reali necessaria. Problema che no. Quante volte ho guardato quel panorama. Sembra che sia cambiato tutto. Allora, ragazzi, scusate se ci metto una vita. Il problema è che non riesco a capire dove devo andare. Lasciuoli, non so che fare come primo episodio, mi sa che il saluto qui perché non riesco a capire che cacchio devo fare. Ci dice come fare? Fuggi dalle stanze imperiali, no? Fuggi dalle stanze, no? Fuggi dalle stanze imperiali. Come faccio? Come si fa? Come si fa? Cosa mi manca? 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 L'inventario. Non lo so, raga. Per me c'è qualcosa da fare, ma logicamente non lo trovo. Thank you.
Non riesco a capire. Scusate, non riesco a capire come che devo fare. Provo l'ultima volta. Non riesco a capire. Mi scuso per questo malinteso per questo video. Non riesco a capire come cazzo fare. Non riesco, non capisco. Non capisco, non capisco. Di qua, ma aspetta, di solito dove c'è l'erba si arrampica. Vabbè ragazzi, dai, capite, ci salutiamo qua, va, che è meglio. Allora ragazzi, ci salutiamo qui e... No, aspettate, che provo a cercare, ma... sembra strano qua.
Eccomi qui tornato. Un attimo a capire. Allora, continuiamo. Buonanotte. Ci va tanto, no? Mannaggia loro. Delilah è una specie di strega. Ma com'è possibile? Ah, cioè tutti senza vita. Lady Emily. Oh, amico mio. Dov'è il protettore reale? C'è un colpo di stato. Mio padre è stato imprigionato, per così dire. Dovete fuggire dalla torre, dalla stanza blindata. C'era un capitano, stamattina, giù al porto. Cercava il protettore reale. Trovatela. Scappate da Dunwall. Alexi, mi spiace. Addio. Poverina. Con pazienza, prima o poi si trovava qualcosa da fare. Raccogli. Ok, trasporto, no, lasciamo lì. Posto allarme, no. Trasporto, mangiamo. Lascia. C'è un casus. C'è un casus. Lascia qua. Non si aprirà senza il mio anello. C'è la Ramsey. Ok, devo andare per l'anello. Mio di allievo. Tu. Apprendimi prima. Cosa impari, Dio mio? Recito tutti i miei sudditi. Maggiordomo. Se ne ho due e gliene do uno, ne ho ancora uno. Esatto. Però sennò che non è zero perché. Traditori. Mi dispiace, esatto. Poverino. Sento che. Non c'è niente. Da mangiare non c'è problems. Sala del trono bloccata, abbiamo il tempo che ci serve. Restate qui e fermate chiunque cerchi di passare. Tornerò dopo aver perquisito le camere reali, sempre che non mi chiuda per sbaglio in quella maledetta stanza blindata. Faremo la guardia se qualcuno del gruppo del duca dovesse tornare. Ah, emozionante. Tutto sta cambiando. Sì, l'ordine naturale si sta ripristinando. I Ramsey un tempo ospitarono il re e la regina di Morley, lo sapevate? Ho passato la mia infanzia giocando con i Bunting e i Boyle, l'elite della società. È molto Siamo presto. Siamo nuovamente nei guai, madre. La famiglia di Ramsey è caduta in disgrazia e lui non si dà pace per questo. Quale sia la mia colpa, proprio non lo so. Ma comunque sia, Ramsey è troppo pericoloso per restare in gioco. C'è qualcuno lì? Addio, bastardo. Non abbandonerà più la mia mano. Andiamo via.
Questa è opera di Anton Sokolov. Ho passato molte notti qui, dopo la peste. Mi servirà. Sì, quello è per la vita. Per la vita, vita, vita. Voglio raccogliere tutto, tutto quello che si può. Tutto quello che posso. Credo che mi servirà questa roba. Era di mio pace. Basta? No, libro qua. Sì, stop. Le riserve non serviranno contro Delilah, anche se riuscissi a portare tutto fuori di qui. Ah, infatti andrò a prendere tutto, ma è giusto, mi ha preso un po' di soldi. Questa zona proprio. Vabbè, io. Vados. Bene ragazzi, questo è il primo episodio, so che è corto, so che è brutto, so che ci ho messo una vita eterna per trovare la finestra e uscire, pure se ci avevo già girato, però non me ero accorto della parola apri. Quindi questo è il primo episodio, lasciate un bel like, un commento se il video vi è piaciuto, ci vediamo nel prossimo episodio con un altro gameplay. Adesso finisce di caricare e ciao. Tempo di caricare. Tempo che rinizia. Adesso dice qualcosa. Finché non capirò che fare, dovrò nascondermi. Eccoci qua. Bello. Dovrei andare al porto. Come vi ho detto, ci salutiamo qui. Bella a tutti. Ciao.